Gabriella nasce a Roma, quartiere Testaccio, il 18 settembre del 1942. La madre canta sempre, ha una voce da soprano. Suo padre si diverte a scrivere canzoni. Lui è molto bello ed è anche un gran ballerino, Ermeio Tacco de Roma. Fa il venditore ambulante ed ogni tanto la porta con sé. Gabriella lo adora. Anche Gabriella è molto bella. Da ragazza sogna di scrivere e di fare l'indossatrice. Inseguendo i suoi sogni comincia a fare diversi lavori. Fa la commessa in un negozio a Piazza di Spagna e la sera frequenta Piazza del Popolo, che è piena di artisti, pittori, scrittori. Conosce Luisa De Santis, figlia di Giuseppe De Santis, il regista di Riso Amaro, e cominciano a canticchiare insieme le canzoni romanesche, dando origine al duo Luisa e Gabriella, poi ribattezzato Le Romanine. Insieme vanno a Milano e, frequentando i salotti bene, arrivano i primi ingaggi nei cabaret, dove conoscono personaggi come Enzo Iannacci. Poi Mike Bongiorno le nota e le vuole in TV alla sua Fiera dei Sogni. Insomma, quello è l'inizio della sua carriera, il battesimo nazionale che la porta all'attenzione del grande pubblico. Incide e vende una notevole quantità di dischi, riportando in auge uno dei brani popolari romaneschi più scanzonati e divertenti, La società dei magnaccioni. Ma Luisa è timida e non ama cantare in pubblico, mentre Gabriella ha un temperamento forte che la porta a continuare da sola la sua carriera artistica. È del 1961 la prima incisione di un brano che resterà nella storia delle Romanine e che recentemente è stato utilizzato per la colonna sonora del film di Michele Placido, Romanzo criminale. Si no, memoro.